a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Splatoon per delle nuove mische mollusche con voi. Come promesso ragazzi, oggi è lunedì 10 ottobre, sono le ore 18:30 e sono online sul primo profilo, pronto a giocare con voi. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi, mappa Ponte Sgombro. Mamma mia come si sono caricate velocemente le squadre. Perfetto, come arma ho preso il Tinter a carica, finalmente lo posso provare anch'io. Ho abbastanza esperienza e soldi per poterlo utilizzare. Finalmente ho potuto anch'io acquistarlo. Allora, dai, dai che lo prendo. No, l'ho mancato. No, l'ho mancato tantissimo, l'ho mancato tantissimo, non ci credo. E dov'è? No, l'ho mancato di nuovo. Accidenti. Basta, me ne vado giù. Me ne vado giù e faccio un gran casino. Vieni qua. Preso, mamma mia, doppia kill. Adesso però me ne torno alla base, sono troppo avanti. Sono troppo avanti. Ok, abbiamo Tiemen che si sta riposando. Sì, beh, abbiamo i due furboni qua dietro. Ma scusa, quello lì non l'avevo... non l'avevo killato, quello lì. Ma si sono piazzati proprio lì. Guarda che roba. Sì, vabbè, questo qua ha rotto un po' le scatole adesso. Scusate un attimo, aspettate che divento un Kraken e lo vado a far fuori in 448. Perché quello lì deve imparare la lezione a non fare il camperone. Gli voglio dare una lezione. Gli voglio dare una lezione. Tanto i miei compagni di squadra là davanti stanno colorando. Bravo, bravo, colora, colora, che io intanto poi divento un Kraken. Oh, ma guarda un po'. Vieni qua. Dai. Accidenti. Vabbè, che stress. Si è pure salvato. No, vabbè, ma questo qua dovrebbe essere buttato fuori dalla stanza. Per me un giocatore così dovrebbe essere buttato fuori dalla stanza, perché non ha senso, non ha assolutamente senso che tu stia lì tutta la partita a giocare in questo modo. Guardate che si salva pure. Vieni su. Vieni su. Vieni su. No, è una questione tra me e lui adesso. Riesce pure a killarmi, rendiamoci conto. Riesce pure a killarmi. Adesso si è nascosto lì dietro. Si è nascosto lì dietro. Adesso è arrivato il suo amico a dargli una mano. Ma per me questi giocatori qua non dovrebbero essere buttati fuori immediatamente dalla stanza, perché non ha assolutamente senso giocare in questo modo. Non ha assolutamente senso. Oh, meno male che l'hanno splattato. Niente, partita terminata. Spero che questi due giocatori vengano buttati fuori dalla stanza, perché per me non ha senso che stiano a giocare in questo modo. Onestamente non capisco neanche perché abbiano acquistato Splatoon. Adesso gli è andata bene che mi hanno splattato un paio di volte, però gli è andata anche bene che è la prima volta che ho questo cecchino tra le mani. Perfetto signori, secondo match. Speriamo di giocarne uno un po' più divertente rispetto a quello di prima, dove avevamo due camperoni in azione. Ma guarda un po', sono tornati e me li trovo pure in squadra assieme. Che bello, wow. Ok, spero che giochino in modo normale, perché ve l'ho detto, non ha senso stare dietro lì e fare lo spawn kill agli avversari. Cioè, se devi giocare così, a questo punto cambia gioco e fai prima. Allora, ok, io sto intanto colorando. Dai, vieni qua. Attenzione che c'è un altro cecchino dall'altra parte. Per fortuna l'hanno fatto fuori. Non vedo nessuno però. Forse lì sopra. Magari adesso arrivano. Ok, aspettate che risalgo di qua. Ok, il cecchino verde si è spostato dall'altra parte. Personalmente non so neanche che cecchino abbia a disposizione. Forse un Tinter.
Forse. Sì, sta utilizzando un Tinter. Ho paura che abbia in mano un Tinter, perché non ho visto quando hanno caricato le squadre che arma aveva scelto. Come immaginavo, il nostro amico camperone si è praticamente depositato dall'altra parte. Vieni qua. Ah, è scappata via. No, l'ho mancata. Aspettate che vado a farla fuori. Ah, non si è piazzata davanti alla base. Non si è piazzata davanti alla base. Ah, non ci arrivo fino là. Aspettate che c'è del verde lì. Non vorrei mai che tornasse indietro sta qua. Infatti la vedo lì. Ah, guardate, la si è nascosta lì dietro. Ma che arma secondaria ho? Ah, è vero, questa qua. Vabbè, io ti lascio lì e tanti saluti, arrivederci. Allora, come siamo messi? Beh, il nostro amico sta rompendo abbastanza le scatole agli avversari. Ok, allora. No, l'ho mancato. Niente, faccio più kill con gli altri cecchini. Adesso purtroppo... Eccola lì. Niente, non riesco a killare nessuno, con questa arma qua. Non riesco a killare nessuno. No! Vieni, rullo dinamo, vieni. Dai, ti sto aspettando qua dietro. Dove è andata? Sto cercando di... Attenzione! Alla bolla di protezione. Niente, non ho killato nessuno. Avevo il Kraken alla fine a disposizione. Vediamo com'è andata. Diciamo che è andata abbastanza male. Con uno fisso là dietro e i verdi in mezzo al campo, non è che si può pretendere. 44 a 35. Niente, brutte partite. Disorganizzati al massimo. Io col cecchino faccio quello che posso. Perfetto ragazzi, nuovo match. Cambiamo mappa, museo di Cefalò. Io ho mantenuto sempre il cecchino. Oggi voglio proprio provarlo approfonditamente. Ok, vedo che altri di voi sono riusciti a unirsi alla mia stessa lobby. C'è anche Enrichetto che mi sta seguendo come un'ombra, addirittura ai miei stessi vestiti praticamente. È vestito come me. Ok, saliamo qua. Oh, è venuto a colorare da questa parte. Visto che posso, ne approfitto e poi mi butterò in mezzo alla mappa con il Kraken. Sempre che duri abbastanza. Ah, ma ce n'era uno là. Ma dimmi te. Ne avevo beccato uno. Ok, Alessia forse l'ha fatto fuori. No, potevo prenderlo. È scappato via, l'ho visto passare. Allora, vediamo se riesco ad andare di qua. No. No, dai, e che caspita. È Nicco. Stavo per colpirlo, però è stato più veloce lui col rullo. Allora, riproviamoci. Riproviamoci. Mi metto, sapete dove? Qua. Aspetto che... Ok, l'hanno preso. Dai, che vi ricoloro tutto lì dietro. Aspettate che coloro anche là. Niente, oggi non è giornata di kill. Punto a fare soprattutto punti colore e a dare una mano alla squadra. Ok, facciamo un giro qua dietro. Che casino che stanno facendo i blu. Che casino. Ok, vieni. Ok, ho il Kraken. No! Dov'è? Perché non l'ho preso? Oh! Via. Ok, almeno una kill l'ho fatta. Sono riuscito a prendere Nicco, che prima mi aveva splattato. Vai, colora lì. Scusa, rimani lì? Ah, si è spostato, però che caspita. Beh, non riesco a killare nessuno, questo cecchino. Non riesco a killare nessuno. Non dico che, diciamo, sia brutta come arma, però
non riesco a utilizzarlo molto bene. Non riesco a utilizzarlo molto bene. Ok, sto cercando di recuperare terreno perduto. Per il momento mi sa che siamo in vantaggio. Aspettate che mi sposto, se riesco a salire qua sopra. Ok, grazie. Attenzione, ce n'è uno lì dietro. Ah, buttiamoci un po' di colore. No, la bomba tenetevela pure. No, volevo fare una kill finale. Avevo un avversario davanti, però non sono riuscito a prenderlo. Forse è più blu che arancione oggi. 51-37, niente, oggi è difficile portarmi a casa una. Non so se il match di prima l'abbiamo vinto, perché non mi ricordo. Va bene, da noi è crashato anche Octoling, quindi eravamo 4 contro 3. Perfetto ragazzi, ultimo match di oggi. Torniamo nella mappa Ponte Sgombro. Cerchiamo di giocare un bell'ultimo match. Perfetto, squadre caricate e si va a comandare. O si va a splattare, che forse è meglio. Ok, prendiamoci punti colore, così sblocco immediatamente il Kraken. Ok, non vedo per il momento verdi. Attenzione al razzo. Mamma mia, l'ho evitato per un soffio. L'ho evitato per un soffio. Ok. Niente da fare, oh, non riesco a prendere nessuno oggi. Non riesco a prendere nessuno. È una cosa incredibile. Diciamo che a questo punto mi sono messo a fornire supporto ai miei là davanti. Ok, c'è un Kraken lì. L'ha preso. Allora, fatemi passare lì sopra. Vediamo se riesco a beccare qualcuno. Ce n'è uno lì dietro. Vai! Guardalo! Vai! Preso! Preso Cal. Adesso me la do a gambe levate. Anche se so benissimo che sta arrivando un avversario. Forse ho evitato un Kraken. Forse ho evitato un Kraken. No, non muore, non muore. Incredibile. Sì, forse hai raggiunto un po' il limite della mappa. Non ho capito dove volessi andare. So solo che è rimasto splattato. Guardate come si vede bene tutto da qua. Sì, non riesco sempre a killare gli avversari, eh. Ok, devo purtroppo scendere. Ok, ricarichiamo un attimo. Qui è passato qualcuno. Guarda che roba. Non riesco a prenderli neanche a pagare. Non riesco a prenderli, è incredibile. Voleva saltare qui sopra. Ah, ma mi han visto. Va bene, arrivo ragazzi. Ciao, Enrichetto preso. Ok. Sono salito qui sopra. Sono proprio qui sotto e mi ha preso alle spalle. Alessia mi ha preso alle spalle. Se avessi le mie armi normali. Oh, finalmente ne ho preso uno. Mamma mia, che fatica. Però ne ho killato uno col cecchino. Vieni, vieni qua, Alessia. Tanto non puoi sfondare la barriera invisibile che c'è. Poi si è nascosta dietro l'angolo. Ma tanto ormai la partita era terminata. Mamma mia, in 3-4 match ne ho killato uno con il cecchino. È incredibile. 60-21, vincono loro, non importa. Pazienza. Devo un attimo comunque imparare bene a usare questo cecchino. Giocavamo comunque uno in meno, eravamo 4 contro 3. Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Come sempre, fantastiche mischie e mollusche. Oggi ho puntato soprattutto a imparare a usare bene il Tinter, che è la prima volta che riesco ad utilizzare, visto che sono riuscito a comprarlo nel negozio di armi. Come sempre ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon. Alla prossima ragazzi!